118 Arezzo? Sì. Sì, che è successo? Sì, cos'è successo? Stia calma, per favore, stia calma, signora. Allora, il bambino non respira? Sono stati momenti di ansia e panico per una mamma aretina che improvvisamente ha visto il suo piccolo di appena 9 mesi senza respiro. Ha chiamato il 118 dall'altro capo del filo, Ilenia Fortini, giovane infermiera professionista aretina che ha già alle spalle 10 anni di lavoro nel campo dell'emergenza urgenza. È lei a dare le indicazioni alla mamma su cosa fare e il piccolo alla fine piange. Deve prenderlo, deve metterlo in posizione prona, deve mettere la pancia sotto. Ok, lo deve appoggiare in posizione prona con il braccio, lo prende, mi raccomando, lo appoggia sulle ginocchia in posizione comoda e inizia a fare delle pacche, a dare delle pacche interscapolari, mi raccomando, continuamente. Continuate in questo modo, state tranquilli, sta arrivando l'ambulanza. Sull'ambulanza arriva anche Barbara Piovani che oltre ad essere infermiera professionista è anche istruttore di BPLSD, ovvero la rianimazione pediatrica e la disostruzione. Allora, le manovre di disostruzione nel lattante del bambino sono fondamentali perché ancora ad oggi muoiono bambini per ostruzione da corpo estraneo completa. Se il bambino è piccolo, da 0 a 1 anno, la presa corretta è quella di metterlo, come diciamo noi, a cavalcioni nel nostro avambraccio, mettersi seduti, appoggiare il bambino completamente nella nostra gamba di modo che non cada e dare con la parte ossea del palmo della mano, fondamentale, 5 colpi in mezzo alle scapole. I colpi devono essere forti perché devono quantomeno far dislocare il corpo estraneo. Se ciò dopo 5 colpi non è successo niente, viene dato indicazione di girare il bambino nell'altro avambraccio, appoggiarlo sull'altra coscia e con 2 dita comprimere il torace per 5 volte. Il bimbo non è stato nemmeno ricoverato, insomma una storia tutta a lieto fine. Il piccolo poi l'ha valutato lato medica, dove è andato il medico e l'infermiere, hanno ovviamente visitato e hanno ritenuto opportuno lasciarlo a casa perché le condizioni erano a posto, insomma era tutto risolto. Ecco, quanto è importante in questi casi che chi è dall'altra parte del telefono, insomma abbiamo capito che per voi è importante avere informazioni precise e il più possibile anche rimanere calmi. Insomma. È molto importante perché noi abbiamo la capacità, ovviamente gli studi per poter spiegare alle persone dall'altra parte le indicazioni da effettuare, però se non abbiamo una persona collaborante che ci ascolta e che si fida di noi come è stato per la mamma, questo è un mix che non sarebbe stato possibile, insomma non andava a buon fine.